Ancora una vittima sulle strade bergamasche in questo ultimo scorcio d'anno. Il fatto si è verificato nella notte intorno all'1.30 all'altezza di una curva situata lungo via Nazionale a Borgo di Terzo. Un frontale violentissimo tra due auto è costato la vita a Giuseppina Cortesi, 60enne di Trescore Balneario, moglie del conducente di una delle due auto entrate in collisione. Una botta tremenda che ha causato ferite ad altre tre persone, il marito della vittima e i due passeggeri dell'altra vettura. Immediatamente attivati i soccorsi, sul posto giungevano quattro ambulanze da Bergamo entrati con l'overe seriate e l'automedica. Una volta stabilizzati, i feriti sono stati trasferiti agli ospedali Papa Giovanni XXIII di Bergamo e Bolognini di Seriate. Agli agenti della Polizia Stradale di Bergamo è stato affidato il compito di svolgere i rilievi di legge e ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati, mentre sono state fatte analisi ai due conducenti. Sul posto anche squadre dei vigili del fuoco di Bergamo che si sono adoperate per la messa in sicurezza dei mezzi e la bonifica dell'area compromessa.